regalo buono per Square Enix per la sua 15ª fantasia finale. Final Fantasy XV, conosciuto in origine con il nome di Versus 13, è un prodotto di rottura rispetto al passato. La demo contenuta nel remake HD di Final Fantasy Type-0 è sicuramente indicativa, sebbene però manchino ancora molti elementi della struttura portante. Già così però le prime indicazioni sono eccellenti, vediamo cosa ha in serbo per noi Square Enix. Final Fantasy XV è il nuovo RPG di Square Enix. Appartenente ad una saga che ha fatto la storia dei giochi di ruolo di marca giapponese, Final Fantasy XV punta fortemente sul rinnovamento del brand e sulla formula di base, che donano al gioco una connotazione ben precisa. La mastodontica area di gioco, la regione di Duskay, è liberamente esplorabile, con un distacco netto rispetto alla linearità del passato. Un altro cambiamento epocale interessa il sistema di combattimento, che si spinge con forza verso il combattimento attivo. Niente button mashing, sia chiaro, bensì una concezione più moderna e profonda dei classici stilemi della saga. Schivate e contrattacchi in tempo reale la fanno da padrone. Bilanciare i colpi da quelli base a quelli più potenti, preservando i punti azioni o recuperando forze, per poi colpire un avversario in difficoltà, sta alla base di un progetto tattico interessante. Nulla è stato dichiarato sul fronte skill tree e progressione, sebbene quanto mostrato finora appaia decisamente confortante. In attesa della data di uscita ufficiale, l'approdo di Final Fantasy XV è previsto su PlayStation 4 e Xbox One. Un cambio di rotta niente male. Beh, in tanti chiedevano una maggiore libertà e sono stati accontentati. Il sistema di combattimento, poi, che chiaramente non si esaurisce in quanto visionato nella demo di Type-0, promette davvero grandi cose. Sicuramente poi il producer ha parlato di tantissime sorprese, quindi attendiamo fiduciosi nuove info su Final Fantasy XV.